Oggi è una giornata utile, ecco, la voglio definire così, una giornata utile per la città, un consiglio comunale degno del momento storico che noi stiamo in qualche modo vivendo. Abbiamo offerto solidarietà alla comunità ucraina, abbiamo offerto aiuto perché nell'ordine del giorno che abbiamo votato c'è una proposta forte al governo nazionale di utilizzare i beni confiscati per dare ospitalità ai profughi ucraini. Abbiamo devoluto il gettone di presenza chiaramente alla comunità ucraina perché non possiamo non considerare che in queste ore il popolo ucraino ha bisogno di soldi, di risorse, di medicinali, e da Caserta domani partirà un pullman che porterà in Ucraina gli uomini volontari che hanno manifestato la volontà di combattere a difesa del proprio popolo, e nello stesso tempo riporterà a Caserta donne e bambini. E poi è stata anche l'occasione da parte mia, ma da parte del sindaco, da parte di tutti, di testimoniare l'affetto, la vicinanza alla comunità ucraina, che io ho definito nel mio intervento bella gente, perché veramente si tratta di bella gente, sono belle persone che da anni vivono la nostra città con grande garbo, con grande educazione, con grande partecipazione, e rappresentano un modo positivo di integrazione, io direi quasi un esempio. Io quando sono stato sindaco ho avuto l'onore di dialogare molto con loro e posso testimoniare, e oggi è stata l'occasione per farlo pubblicamente, che sono persone che hanno profondo rispetto della nostra città, del nostro paese, che lavorano in modo onesto e che chiaramente quindi in un momento di grande difficoltà non possono essere abbandonati da noi casertani. Quindi il Consiglio Comunale di oggi è stato un momento veramente di crescita, un momento utile. Tra l'altro abbiamo sentito da padre Igor, che è il sacerdote della comunità ucraina, le motivazioni vere alla base di questa guerra, e anzi è molto importante il lavoro che state facendo voi, perché i nostri concittadini, se rivedono le immagini e ascoltano padre Igor, possono sapere le vere ragioni che hanno determinato lo strazio che stiamo vivendo.